quando senti dire che in Italia non ci sono grandi centravanti, ti arrabbi, da fastidio? Sicuramente un po' da fastidio, perché sicuramente ci sono, ma non sono per me proprio in generale, quindi una cosa che può dare fastidio, ma anche uno stimolo per fare sempre di più, per far ricredere le persone che dicono che ci sono. Io faccio parte degli attaccanti italiani, quindi se le persone non credono in questi giocatori bisogna fare domande a loro, non a me. Sicuramente ci sono tanti fattori che possono influire su questa cosa, però ripeto, sono domande da fare a un giocatore, non più agli addetti al mestiere. Che impressione ti ha fatto questo Retegui? Sinceramente ho visto veramente poco le partite, perché avevo altri impegni un po' più importanti da fare, quindi mi è dispiaciuto non vederle tutte intere le partite, però ho fatto due gol, ha aiutato la squadra a vincere la seconda partita, quindi penso che se uno non c'è il sogno alla nazionale è meglio che cambi lavoro, perché ovviamente è l'ambito, è l'obiettivo più alto che ci possa essere, quindi anche lì. Rimpianto? No, assolutamente no. Assolutamente no, all'Inter dovrò sempre dire grazie, ma sono arrivato all'Inter che ero veramente un bambino e sono uscito per andare a giocare in Serie A, quindi devo sicuramente ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte dell'Inter nella mia carriera, quindi nessun rimpianto assolutamente. Ma come dicevo prima, può essere anche quello un obiettivo per il futuro, per migliorare, lavorare, migliorare, per arrivare in pianta stabile là. Sicuramente so di non aver avuto grande spazio, però quello che ho fatto là me lo porto dietro con tanto piacere.